Mister Vagnoni, nel primo quarto d'ora sembrava non ci fosse partita e poi invece partita c'è stata, avete anche a tratti sofferto molto. Sì, sì, infatti hai detto bene, perché i primi 20 minuti la squadra molto serena, c'era proprio differenza di testa. Loro hanno rispecchiato i primi 20 minuti la classifica che hanno, noi invece abbiamo rispecchiato la nostra classifica e abbiamo trovato due gol stratosferici. Però il gol loro ci ha un po' inclinato la testa, ci ha fatto venire il braccino corto, loro hanno trovato fiducia, una squadra poi molto strutturata e non perdevano tempo e mettevano sta palla sopra alla metà campo e con gente come Traini che non perde un pallone, siamo andati un pochettino in difficoltà e poi per forza di cose il secondo tempo siamo stati bravi a pensare quella cosa di mettersi 3-5-2. Tre giocatori strutturati, abbiamo fatto molto bene e credo di aver meritato di vincere. Una partita sofferta, ma le nostre sono tutte sofferte. Non ci sono partite facili, però come hai detto tu all'inizio, ovviamente erano proprio belli da vedere e abbiamo fatto anche due gol. Pensare di giocare così tutta la partita non esiste. Non siamo un ammazza campionato, siamo una squadra costruita molto bene. Sta manifestando con i sacrifici la voglia di stupire giorno per giorno, sta avendo ragione di una classifica davvero invidiabile. Ecco, appunto, per ora è più 8, è fuga. Più 8 lo state dicendo voi, sinceramente non ho visto neanche i risultati. Sì, sorprendono un po' questi risultati che mi stai dicendo, però noi dobbiamo pensare solo a questa partita. E ti faccio un esempio, Pomante aveva avuto un infortunio, per dirti come pensiamo solo alle partite che giochiamo, perché Pomante non si è allenato quasi mai, ha avuto un problema muscolare, una lesione dopo Monte Giorgio, si pensava di non portarlo per niente perché pensiamo all'altra partita, invece no, io l'ho portato, l'ho rischiato perché la partita più importante è quella che giochi.